ricordo bellissimo di quando ero bambino, le riunioni di famiglia che si facevano a casa mia in campagna con delle ricche tavolate di ogni sorta di bene, quindi si partiva dai tortellini in brodo per finire poi agli arrosti, il classico lesso domenicale tipico emiliano romagnolo e alla fine le torte di riso e il budino al caffè della nonna. Il ripieno dei tortellini viene fatto con il lombo di maiale, il prosciutto crudo, la mortadella esclusivamente di Bologna, la noce moscata, le uova al sale e il parmigiano reggiano. La tradizione dei fiori di confetti è antichissima. Le prime tracce scritte risalgono al XV secolo, però ovviamente sta alla fantasia di ognuno di noi cercare di andare sempre più a replicare tutto ciò che di bello noi vediamo in natura. Come ogni Natale che si rispetta, non può mancare sulle tavole degli italiani lo zampone o il cotechino. Differenza sostanziale, il ripieno è quasi uguale per entrambi. Lo zampone è la parte della zampa del maiale anteriore, il cotechino invece non è altro che la vescica del maiale con all'interno tutti gli ingredienti. Il Natale è una mangiata. Buon Natale, bambini! Auguri!